Sì, grazie Presidente. Appunto ci accingiamo a votare favorevolmente questo provvedimento che, storico o meno, comunque dà una impronta importante alla nostra città nella direzione della mobilità sostenibile e della mobilità ciclabile, ponendo quindi la possibilità di utilizzare gli spazi comuni dei condomini, degli edifici, per il ricovero delle biciclette. E quindi appunto raggiungiamo, anche se è solo un inizio, ma è un inizio importante, e ci avviciniamo agli standard delle altre città che già da tempo hanno segnato il percorso da questo punto di vista. Ovviamente appunto questo è un percorso, quello sulla mobilità sostenibile, un percorso lungo, un percorso faticoso perché va anche cambiata l'impostazione culturale nostra, in primis dei cittadini, però è un percorso che abbiamo scelto di intraprendere veramente con determinazione e tenacia. Voglio, non sono ringraziamenti di rito, ma veramente voglio ringraziare, visto che la strada per l'approvazione di questo provvedimento è stata molto lunga, voglio ringraziare ovviamente tutti gli uffici, tutti i colleghi, la commissione urbanistica, ovviamente le associazioni e i cittadini con i quali abbiamo iniziato a scrivere questo provvedimento appunto appena ci siamo insediati, perché il primo deposito risale ad agosto del 2016. Quindi appunto, fatti questi ringraziamenti, esprimo ovviamente il voto favorevole del gruppo Capitolino del Movimento 5 Stelle e appunto è il primo di una lunga serie di interventi sulla mobilità ciclabile che stiamo portando avanti, sulla mobilità sostenibile, perché appunto parlando di mobilità sostenibile bisogna intendere la mobilità a 360 gradi, come sapete il nostro impegno è costante sulle corsie preferenziali, sulle nuove reti tranviarie, abbiamo presentato il progetto di tranvia lungo via Cavour non più di qualche settimana fa, corsie preferenziali, isole ambientali, insomma tanti tanti temi sui quali questa amministrazione sta mostrando un cambio di pagina e di rotta rispetto al passato. Grazie.